Salva tutti, tu rimani qua vicino, tanto Io rimango immobile così. esatto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come noterete siamo in un'ambientazione molto particolare perché quest'oggi mi ha signori spaccato una spalla. Siamo a casa del Rocet e siamo qui per portarvi un video molto particolare in cui però nella grotta di Giovanni, del grande capo. E poi Rocet. Però hai capito, nella grotta di Giovanni, vedete che io mi chiamo Giovanni. Quindi la grotta di Giovanni. No, è vero, c'ha ragione. Ma Luke, introducici sto video, di cosa andremo a parlare, quali sono le premesse e le successive cause. Innanzitutto questa sarà già una seconda parte, ragazzi, perché sul mio canale è uscita la parte in cui andiamo a valutare le mega di X e Y. Ma quest'oggi, bravo! Qui quest'oggi, sul canale di Giove, che siamo sul canale del Creepy, andiamo a valutare, ragazzi, una valutazione onesta delle mega di Ores. E Gio sarà molto spietato, l'ha promesso. Siamo molto spietato. Nello scorso video sul canale di Luke è venuto fuori che Luke, quello che odia di più le mega evoluzioni, sì, con un irrisorio 95. 95 97. C'è una 97. Differenza abissale, comunque. Una differenza abissale, sì. Che è molto che io non mangio. Abisso, madonna. Vabbè. Dunque ragazzi, non vi chiedo like, non vi chiedo condivisioni, vi chiedo solo di passare al canale di Luke e di commentare con la vostra mega preferita di Owen. Secondo me vincerà Mega Audino. Avete già capito che voto daremo ad Audino. A sto giro sarà Luke a dare i punteggi, quindi Luke prendi mano, pennarello e taccuino. Iniziamo subito. Ragazzi, iniziamo subito con la prima mega evoluzione di Owen, chi che c'è? È Mega Beedrill. Oh my god, non avevo mai pensato che Game Freak avesse pensato a Beedrill come Pokémon. Cioè, avevi Nidoking, Beedrill. Ce ne sono tante, però almeno Beedrill, che era un Pokémon veramente pessimo in statistica. Beh, allora, in tutto, perché Beedrill allora, che lo sprite di cioè lo sprite in generale di Beedrill è. Però dico, Dio. In quanto utilità, è più utile. No, beh. No, beh, però in realtà, dai, cioè, ha un suo perché, è stato reso più forte, cioè, hai reso un po' con forte, quindi io ho un 4 un su 5. Un po' come Mega Pins, che hanno reso un insetto finalmente in uno cazzuto, quindi io darei 4 su 5 io tu 4? Io 4. 4 e mezzo, stavolta voglio... Stavolta vuoi voglio... eccedere oggi, eccedo. Oggi sei positivo. Ah, tra l'altro, ragazzi, non abbiamo specificato, chiaramente i punteggi saranno da un range tra 1 a 5 con 0 per casi eccezionali. Tipo Udino. Mega Pidgeot. Mega Pidgeot hanno fatto una mega di un Pokémon veramente usato da tutti. Cioè, infatti, cioè, siamo passati da Beedrill, volte. Che probabilmente nessuno. Non lo usava no, nemmeno no. Yunichi Masuda. Neanche Kakuna lo usava. Neanche cioè. Kakuna quando giocava. A Pidgeot e la mega in realtà è carina. Non è che cambia poi tantissimo, non l'ho mai usato. Sì, ragazzi, allora cioè, viene un attimo riempito di dettagli, però è più colorato, sì, è più colorato, viene reso un po' più. Però sì. È bello, bello. Io 3,5. 3,5 perché non ho mai usato questa mega evoluzione, quindi 3,5. 3,5. Oh, che bello. Mega Slowbro. Allora, cioè qua c'è da discutere un pochino su Mega Discutiamo. Slowbro. Perché? Allora, cioè è bellissimo il fatto che ci sia l'inversione di rapporti che il tipo se lo mangi, però non... a livello, cioè tu guardi Slowbro, no? E poi pensi a livello di dimensioni, ma non regge la cosa. No. Ma poi soprattutto, ma si tiene su con la coda? Cioè, c'ha i muscoli nella coda, cioè. È strano, però è bello, cioè è bello il concept, fa ridere, ha un suo scopo e sì. Lo fa bene. Spero sia fatta per far ridere, per divertire un po', secondo me è appena la visto se c'è la direzione di Nintendo che si è pisciata addosso delle risate, ha premuto per sbaglio, ok, lo accettiamo. E vado con 3 perché secondo me poteva essere fatto meglio, intelligente stavo per dire. No, carina. 3,5 ci penso anch'io perché a livello generale mi più che altro vedi ad esempio, cioè spezza la conchiglia, no, se la conchiglia te magna tu non puoi spezzarla perché vorrebbe dire lui. E invece sì, quindi a livello di compera devi far ridere, quindi segna. Allora, Mega Steelix, ragazzi. Anche questo era posto un po' in sordina. Sì. Cioè, non mi dice tantissimo, ragazzi. Addirittura io pensavo all'inizio che era tipo ghiaccio. Non chiedevi sì, perché. Sì, è perché c'è le cose in giro che volano. Io ho detto, questo qua è ghiaccio terra. No, ghiaccio acciaio più che altro, più che ghiaccio terra. Sì, volano le cose. E invece no, ragazzi. Volano oggetti. Ha sempre il mascellone. Ha sempre il mascellone e c'ha degli oggetti che volano. Cosa devo dire? 2,5? 2,5, no. Anche vado a 2,5. Vado a 2,5 perché è lì nella... È modesto, ragazzi. Non mi dice niente. Sì, 2,5. Quasi 3, però no, 2,5. 2,5. Segna, Luke. Mega Sceptile. Mega Sceptile, ragazzi, partiamo con... anzi, arriviamo con gli starter di Owen Mega dopo Sceptile. Blaziken.
Bello. Beh, allora, il primo è Abba Drago. Mega Scepter a me molti piace. Dicono che sembra un albero di Natale con quella, coda. Però con quelle, ha senso, non lo modifichi troppo. Bello, mi piace tantissimo. È bello. Raga. Allora, rispetto all'altro Scepter, un po' così. Però secondo me è un design molto che bello. Ci può io vado con un 4,5. Io 4 e basta. 4. Perché secondo me non è a livello. Tanto bellissimo che ti attacca di spalle. Ci tira le spalle. Non merita neanche la tua attenzione. Sì, ti prende a culate in testa. Esatto, giusto. Ragazzi. Segna, Luke. Cosa è stata? Segna Luke, taglio. Segna Luke, taglio. Segna Luke, taglio. Mega Swampert, diciamo che ragazzi si è abbastanza ingrossato. Sì, io non so allora, che cosa steroidi. Ha pensato. Steroidi di Pokémon è brutta storia. Proteine, zinco. Bisognerebbe denunciare subito per queste cose. Perché, no, allora è una potenza assoluta. È una potenza assoluta. È lo sbalzo dei Pokémon. Esatto. Comunque, a parte le cavolate, ragazzi, è esagerato. Sì, esagerato. Secondo me non serviva. Non serviva. Potevano farlo però, diverso. Però è veramente però forte. Però cioè. È forte, ci sta. Però snatura un po' su Swampert. Quindi 3 su 5 per il design, che è bello. Però. Io vado con un 3,5 perché mi piace, seppur lo trovo un po' esagerato con questi muscoli che neanche... Sì. neanche non, so. Non serviva, non era richiesta sta esatto, cosa. Non era necessario. Segna lui. Mega Sebly è geniale. Attenzione. Mega Sebly è un concept bellissimo. Cioè, lui se mangia le gemme, ne prende una e ci fa lo scudo. È geniale. Già era un Pokémon forte prima. A parte che prima del folletto era praticamente senza debolezze. Sì, infatti adesso è stato devastante, un attimo ridimensionato. Però è forte. Sai cosa? Una cosa che non riesco bene a concepire è il cambiamento di occhi. Cioè, perché le pietre dovrebbero cambiare? Cioè, è più arrabbiato. Potevano tenerlo. Potevano niente. Fare una cosa bella come. Bella, fra tante virgolette. Come, cioè, una cosa come con Kangaskhan e dire ci aggiungiamo questa cosa qua e non cambiamo il Pokémon. Invece hanno deciso di cambiarlo. Praticamente la gemma che aveva sul petto gli è passata negli occhi. Sì, però adesso cambiate quelle degli occhi non ci torna molto sta cosa. Però il concept è intelligente, mi piace, anche è bello da usare. Molto era, anche abbastanza, era anche abbastanza infame, tipo proprio perdere la testa, diciamo. Non mi ricordo. Furbone, no? No, ma non... Bastardo, figlio di padre. Non c'è quell'abilità, c'è Magic Bounce. Comunque sì, Luke, non so te, ma io ci gioco un bel 3,5. Io vado con io sinceramente vado con il 3 perché sì, è carino come design, ma... Segna, Luke. Allora, ragazzi, siamo arrivati a Mega Sharpedo, che secondo me è molto controverso. Non so cosa ne pensa Luke, adesso ci dirà. Diciamo che secondo molti hanno snaturato appunto ancora una volta un Pokémon, perché Sharpedo era già perfetto così. Soprattutto perché è diventato un pesce spada. Al nasone perché gli hanno fatto per il nasone? È diventato più, insomma, con questi particolari gialli, con questo nasone gigantesco e sì, no, i particolari gialli dovrebbero stare a significare le cicatrici. Però le cicatrici non sono gialle, cara Game Freak. Cioè, diciamo non volevo dirtelo. Non lo giudico così tanto negativamente, però... Era meglio quello originale di sicuro, ragazzi. Sì, allora la mega evoluzione di Sharpedo me la sarei immaginata. Finalmente diventa uno squalo intero. Poi non lo è stato. Quindi, ma... Non un mezzo squalo come. Non è brutto, mi piace. È bello da utilizzare come pochi passaggi. Come io, vado con, io vado con 2,5. Tre. Io ho 3, dai, gli do un 3 sulla fiducia. Buono, ma è anche abbastanza alto, dai. Segna, Luke. Camera After Luke, un altro io che mi abbastanza... ricordo, io mi ricordo che il video delle mega, io l'avevo definita come mega migliore di tutto. E avevo scatenato l'ira delle persone. L'ira della community. A me piace però. A me però non dispiace, cioè, a parte che c'ha tipo la M viene sulla fronte. Sì, ma poi viene enfatizzata tantissimo questa cosa dei vulcano dei attivo. Vulcani, vero, del vulcano bellissimo. Attivo, un bel mixtape di forse concept. Avevo un po' esagerato nel dire che era la migliore di tutte, però, però non è così brutta. Secondo me un 4 su 5 ci può stare, anche perché secondo me migliora molto Camera. Sì, perché camera Camerupt c'hai i cerchi? Ma perché no? Segna, Luke. Questo qua, ragazzi, è praticamente un Pokémon di cotone. Mega Altaria, avete capito, immagino. È praticamente bello. Fatto di Altaria con tutti i cottoni fusi insieme. Sì, a me piace. Bello anche il concetto del Fairy, perché effettivamente Altaria non è mai stato un Pokémon molto tra drago, quindi ci hai aggiunto il Fairy, tipo complicato, tipo forte. Tipo potentissimo, ragazzi. Cioè drago, immunità al drago. Bel Pokémon, a me piace. Non dispiace come Mega. In generale, in realtà, mi piace Altaria. Si sì, può dire che è diventato più puccioso, perché è più cotonato, sì, è più sì, morbido. Sì, sì. Io vado con un 3, ragazzi. Io vengo sul 3. Io darei il voto che darei ad Altaria, cioè 3,5 perché anche ragazzi, come diciamo, tipo drago folletto, mai visto, sì, mi pare per il sì, tipo anche 3,5 e anche un tipo veramente cazzuto, quindi è un design che non cambia molto, un po' come Gardevoir, però con l'aggiunta della modifica del tipo che ci sta. Segna, ragazzi, Mega Glalie, no. Mega Glalie, no. Che era la mega della demo di Horas, se non ricordo male, sì, quella sì, che sì. Tutti davano sì, per invogliarti, sì, per invogliarti, no, prendi Mega Glalie. No, no! Non lo prendo, non lo prendi. No!
Diciamo che questo mascellone, Gio, come ti non ispira torno, questo non capisco, non comprendo. Ice, tipo Ice. Premessa, Glady non è un Pokémon bello. È meglio, potevano fare la Frostlass. Diciamo. Poteva fare la Frostlass. Però la Mega non lo migliora, non dice niente. A parte che Mega potevi fare una palla di ghiaccio così? Cioè, magari non fare un'altra palla! Giusta osservazione. Due e mezzo. Io segna anch'io, Luke. Due e mezzo. Chiamo lo schiavismo più totale, oh. Un Pokémon molto molto bistrattato, se in italiano, non lo so, ma da oggi esiste. Mega Salamence, ragazzi. Joe si sta già mettendo le mani nei capelli. Snaturato. Cioè, no, più che snaturato, cioè, è un'estremizzazione del concept della mezzaluna, ma è esagerato. Cos'è? Praticamente quando un aereo prende il volo, cioè, le zampe vanno su, tipo le carrelli. Cioè, sono quei tipici casi in cui hai un bel concept in mente, dici, enfatizziamo sto concept e rovini tutto. Non l'hanno sviluppato bene. Non apri le gambe, l'ha voluto far diventare un aereo. Ma c'è Salamence, io non lo voglio, perché io il mio Salamence non lo voglio, mega evolvere. Più disperato. Io qua mi gioco, penso, il primo 2 della giornata. No, io allora, mi tirerò contro i dissing, però 2. Tanti dissing, tanti. Io ho 2 e mezzo perché ragazzi l'hanno un pochino non hanno molto azzeccato questa 2, ma perché in realtà il concept della falce ce l'ha anche Salamence, quindi cos'ha in più questa mega? Niente, è estremizzato semplicemente il concetto. È una mega merdata, segna. Mega Metagross invece, Mega Metagross particolare. Questo qua sicuramente l'ho usato anche perché Beldum Shiny era come dono. In particolare, quindi, ben sponsorizzato. Ed era veramente un ragazzo, un'ottima mega Metagross. Già un Pokémon buono così. È interessante il recupero del concept generale della linea evolutiva del Pokémon fluttuante. Perché se ci pensi, Metagross sta ancora alla terra, invece lui aumenta. Mi piace bello. Come design, ci sta bello alla giunta. Tipo con Martel Pugno spaccavi l'intera Hoenn. Mi piace, bello. Due, migliora secondo me rispetto a Metagross anche per la scelta dei colori. Io anche Shiny è veramente molto Shiny bello. Shiny è bello. Con quel grigio che sembra tipo argentato. Sì, infatti, 4. Io volevo dare 3 e mezzo, ma questa scelta mi ha convinto, ragazzi. È veramente è ottimo. Segna, 4. Segna Luke. Ragazzi, abbiamo aperto la pagina, abbiamo confermato ulteriormente che Latios e Latios Omega sono uguali. Non capisco perché. Prima c'era una differenziazione tra rosso e blu. Sì, perché si è andato a perdere? Era proprio quello che li caratterizzava, uno è maschio e uno è femmina. Guarda che bella cosa. Cioè, così a prima vista non hanno nessun senso, hanno un'abilità sempre levitazione. I don't capisce. Shish, no, esatto. non cioè, se posso dire una cosa, Mega Latias forse un attimino più bello, però non li ho mai usati, anche perché due Pokémon così uguali non mi ispira a usarli, ragazzi. Perdono davvero il loro concept qua, secondo me. Se volevi fare una Mega, potevi farla molto meglio invece che due Pokémon uguali. Potevi farla con lo stesso design, ma mantenere la differenza. Sembra invece ha deciso di renderlo viola come se avesse un altro colori. Sembra che arrivati alla fine, ci mancano ancora Latias e Latias, ma sì. Ma non mi convince, non mi convince proprio. So. Magari c'è anche qualcosa di intelligente dietro. Però il fatto che perdano la loro. Non mi piace, io vado con 2 e mezzo anch'io, mi metto nel pensiero, giusto. Non... Infatti sono Pokémon psico, mi metto nel pensiero. Segnali. No, non sono Mega. Specifichiamo che gli Archeon non sono Mega, ragazzi, perché poi dunque, ragazzi, vi ricordiamo chiaramente che gli Archeon non sono Mega, ovvio. E quindi saltiamo subito a Mega Rayquaza, che... Quanto era forte. Che... Quanto era forte questo, cioè, ragazzi, già era quasi forte, ma questo qua l'hanno reso ancora più forte. Poi c'è l'abilità, quella che tipo crea le tipo le tempeste, sì, che annulla, non mi ricordo assolutamente anche, il nome. Annulla anche le altre condizioni, Delta, se non ricordo Stream, male. Che non so come sia non mi ricordo la traduzione in italiano, ragazzi, però è quella. Era potentissimo. Cioè, sì, shiny, è forte, bello, bellissimo. Ci sta. È un design, è uno di quei design, secondo me, Mega Rayquaza, molto dettagliato, ma uno dei pochi molto dettagliati. Giusto. Che ci sta. Quanto ne sa, ragazzi, questo. Fare una mega di Rayquaza senza rovinare completamente Rayquaza era molto difficile. Era tosta, perché ci sono riusciti a rovinare Pokémon belli, ma con la mega non così tanto. E gli hanno messo tipo queste, insomma, queste cose gialle in stile dragone giapponese. Che comunque Rayquaza, ragazzi, secondo me è più bello normale. Però la mega non è come Ninetales, cioè è bella la forma LOL, preferisco l'altra, però ci sta, lo apprezzo. Quindi io darei un 3 e mezzo, 4 anche. Io 3 e mezzo, io vado con il 3 e mezzo, mi tengo più basso, quindi scrivi Luke. Segna Luke. Megalopanni. So che te lo eri dimenticato, so che nessuno si ricorda di Megalopanni. Anche questo è passato un pochino in sordina. Inosservato, sì. Normal Fighting. Sì, perché si aggiunge il tipo lotta, ok, diventa un po' più di tipo lotta, gli vengono i fiocchetti alle code. Sembra che hai collan, tipo Feromosa Shiny. Sì, cosa mi deve dire di più? Non si mi piace accentua, tantissimo. Cioè, passa a essere dalla fighetta alla quella che va in palestra, no? Sì, un po' tipo...
la bip. Boh, quindi io non so cosa dire, sinceramente, dico un 3. C'è molto di meglio, brutto, c'è molto di meglio. È forte anche, se vuoi. Anche perché di sicuro tra Ultra Mega non è la peggiore, ma vado su. 2,5 prima chi è che l'ho dato? Atio se la. No, allora 3. Allora 3. È stato molto, molto stretto. Con i voti io vado con un 3. Mi aggrego al gioco. Rispetto all'Atio se la è meglio. Segna, Luke. Signori, Mega Gallade, a me piace, è bellissimo, è Yu-Gi-Oh, tutto figo. Sì, ha praticamente il deck delle carte su Mi piace, Yu-Gi-Oh, cioè è fatto bene, c'è un bel design, migliora Gallade, 5 su 5. Meglio Gallade o Gardevoir Mega? Facciamo questa... Assolutamente meglio Gallade, sia Gallade normale, Gardevoir normale, che Gallade Mega. Mega è meglio Gallade, in particolare sulla Mega. Io comunque vado con un 3,5, Gallade mi piace già con un po' di normale, sì. Quindi anche con la Mega spariamo 3,5. Sparo in cielo, 5, mi piace troppo. Siamo vuoi vincere facile. Segna, Luke. Signori, siamo arrivati al punto dolente. Mega Udino, io non concepisco. Ci sono 150 e passa Pokémon di quinta generazione. Tu chi vai a fare la Mega? Ma perché? C'è Volcarona, ci sono altri Pokémon, i fossili, c'è Crocodile. Ci sono anche gli starter. Dragon, che brutto, fallo bello. No, c'è i Dragon. Io mi chiedo perché ogni tanto. Perché? Normale Folletto, quindi anche questo qua assume tipo Folletto come altri Pokémon normali di questo tipo. Sì, ma... Ma non vedo senso sinceramente di fare una Mega da Udino, ragazzi. Poi qua, in Omega Rubino e Alfa Zaffiro proprio. Cioè non ha, perché? Non capisco, non capisco veramente questa scelta. Non ha senso neanche il gioco e per questo ti dirò uno. Uno? Io vado con 2. Quindi massimo facciamo 3. Ah, 3. Scusa. Vado con 2, ragazzi. Quindi non malissimo, non cambia. Malissimo, Udino proprio male. 2. No, mica tanto, mi chiedo il perché. Tra tutti i Pokémon di quinta, perché? Perché? Perché in questa gen? Segna, Luke. Ragazzi, siamo arrivati finalmente all'ultima Mega di questi due video, perché c'è anche sul mio canale, ricordiamolo se vi siete dimenticati. Come sia mai non avere un piccolo boost in più di iscritti. E siamo alla Mega di un misterioso, perché non è leggendario, Roccia Folletto. Che boh, allora... Diciamo che tra tutti i Pokémon misteriosi a cui fa una Mega, Diancie non è proprio quello che mi piace. Allora, volevano darla un Pokémon di sesta, diciamo la verità. Volevano darla un Pokémon di sesta, non potevano scegliere Zygarde perché aveva un altro progetto. C'era da via Xerneas, la da via anche Ivelta, alcuni no, che palle, troppo darla, lavoro. Potevi darla Volcanion. Ma Volcanion te l'hanno annunciato per la settima, praticamente. La diamo lo stesso. Comunque sia, no ragazzi, non mi piace tantissimo, la trovo un pochino dimenticata. Ah, sembra una sposa. Ma sicuramente, cioè sembra che tipo va a nozze. Sembra va una nozze, sposa, non so, non mi dice sinceramente niente. Perde anche molte caratteristiche del tipo roccia. Secondo me perde molto, io ho 2. Beh, praticamente c'è l'abito da sposa. Io vado con un 2,5. Per l'ultima volta mi commuoverò, ma segna, Luke. 1,2. 59,5, non ci credo. No, 60,5. Di mezzo punto di più tu le mega di me. Ma tu hai messo un 1? Non ci credo, gentaglia mia. Dai. Signori, abbiamo fatto i calcoli e Luke è risultato odiare di più le mega per mezzo punto. Ragazzi, hanno passato i voti, sicuro. Mezzo non è punto, possibile. Quindi dissing a Luke, cioè, in arrivo in entrambi i video. Cioè, ha fatto 60.5 o 60. 60.5 lui 60, mamma Raga, mia. Ragazzi, neanche nelle peggiori, nei peggiori film. Mamma mia, pazzesco. Dunque ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, mi raccomando, la campanella fondamentale, che sono stato l'ideatore io della campanella. Tutti gli altri hanno copiato. Basta, li ho copiato. Che schifo, l'ho capito pure io. Merda. E detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo chiaramente in un prossimo video. Bye bye.